Siamo lodati Gesù e Maria. Allora, amici piccoli e grandi, innanzitutto sono molto contento che ci siano molti piccoli a messa oggi, bravi. Io adesso proverò, che Dio mi aiuti in 10 minuti, 15 massimo, a farvi capire un po' la festa di oggi, che ci fa capire tantissime cose. La festa di oggi è una delle più importanti in assoluto che esista. Che il Signore mi aiuti, ok? Allora, oggi è la festa dell'Immacolata Concezione, ok? Che significa? Allora, vedete qui, questa è una statua dell'Immacolata Concezione che è anche l'assunta in cielo perché guarda verso l'alto, no? Vedete che la Madonna schiaccia la testa a un serpente, giusto? Dico bene o dico giusto? Oh, il serpente chi rappresenta? Il diavolo, e la Madonna gli schiaccia la testa. Perché? Perché il diavolo non è riuscito a morsicarla, a morderla. Ok? Domanda. Noi siamo stati mai morsicati dal diavolo, secondo voi? Tu dici di no. Chi dice di sì, alzi la mano. Quando siamo stati morsicati? Vediamo un po'. Quando abbiamo fatto peccato? E prima c'è un morso primordiale. Purtroppo, come ti chiami tu? Edoardo deve dire una cosa importante. Qual è il morso da cui non ci possiamo difendere? Peccato originale. Non ci possiamo fare niente? Non c'è difesa. La Madonna è stata morsicata dal peccato originale? Ecco la festa di oggi. Però perché questo accadesse, Dio ha dovuto fare un miracolo che il demonio non aveva previsto. Il demonio non sapeva che la Madonna era l'Immacolata. Allora, quindi capite che questa festa oggi, di festa di oggi, si fa su tre cose. Il peccato originale che hanno commesso, avete visto la prima lettura, no? C'è il racconto del peccato originale, l'avete riconosciuto. E chi ce l'ha fatto fare il peccato originale? Il diavolo. E perché il diavolo ha fatto fare il peccato originale agli uomini? Ma che gli abbiamo fatto noi di male? Lo siete mai chiesto? Ma dico, ma sti angeli decaduti, ma se ne possono stare a casa loro? Ma perché ce l'hanno tanto con noi? Lo siete mai chiesto? Ci credete che esistono i diavoli oppure no? Ma vi siete mai chiesto? Ma perché ce l'hanno tanto con noi? Ma se ne vogliono stare a casa loro? Ma che io che t'ho fatto al diavolo? Ma che vuoi da me? Perché ce l'hai tanto con me? Lo siete mai chiesto? Guardate che è la festa di oggi, eh? Allora, in 3 minuti, eh? Oh, guardate che per arrivare a queste cose ci ho messo 30 anni, eh? Ve lo do in 10 minuti che ve possino benedire, ecco. Perché sapete quanto ho dovuto studiare, leggere per arrivare a avere il quadro e il cerchio completo? 30 anni. 30 diconsi. Allora, Dio ha creato gli angeli, giusto? Prima di creare gli uomini ha creato gli angeli. Secondo voi gli angeli li ha creati tutti buoni o un po' buoni o un po' cattivi? Dio non crea cose cattive, gli angeli erano tutti buoni. E il più bello di questi si chiamava, sapete come? No? Lucifero. Era il più bello di tutti, era il numero uno, era il secondo solo a Dio. Ora, state attenti, quando Dio crea delle persone libere, deve verificare una cosa: Dio ci ha creati perché vuole farci totalmente felici, vivendo con Lui. Però questa cosa deve essere una nostra libera scelta. Quindi Dio ci deve mettere un qualche cosa dinanzi che sia una prova, cioè con cui io dichiaro a Lui se voglio essere suo amico, accettare quello che vuole oppure no. Questa è toccata sia agli angeli che agli uomini. E che cosa gli ha proposto agli angeli? Qual era la prova degli angeli? Perché Lucifero si è ribellato a Dio, lo sapete, no? I demoni, al catechismo spero che lo imparate, sono quegli angeli che si sono ribellati a Dio e sono diventati irreversibilmente cattivi. Perché? Perché alla prova che Dio gli ha posto hanno detto: io questo non lo farò mai, manco morto, e sono diventati cattivi. E qual era la prova a cui sono stati sottoposti gli angeli? Lo sapete voi? Non l'ha mai detto nessuno? 30 anni, eh?
Sapete qual è stata la prova? La Santissima Trinità gli ha fatto vedere agli angeli che loro non erano le uniche creature intelligenti che sarebbero state create, ma che ce ne sarebbe stata un'altra di grado inferiore a loro, perché noi uomini siamo inferiori di un grado agli angeli, perché loro sono puri spiriti, noi abbiamo il corpo. Ci sarebbero stati altri esseri, ma qual è la differenza tra gli angeli e noi? Che il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, sarebbe diventato uomo. Quindi, nobilitando l'essere umano, sapete perché l'essere umano? Perché nell'essere umano, speriamo che capite anche voi piccolini, sono presenti tutti i gradi della creazione, cioè, seguitemi, gli angeli sono puri spiriti, ma non c'hanno la materia, no? Capite, no? Quindi Dio ha creato anche la materia, ma gli angeli non ce l'hanno. Una pietra è materia allo stato grezzo, ma non è come una pianta che cresce. Le piante hanno già una vita vegetale, no? Quindi crescono e si nutrono. Gli animali sono ancora più belli, si muovono, hanno dei sentimenti. Poi c'è l'uomo e poi c'è l'angelo. Capite che l'uomo c'ha quello che c'ha la pietra perché c'ha la materia, quello che c'ha la pianta perché noi abbiamo una vita vegetativa, no? Ci nutriamo, abbiamo i sentimenti come gli animali, giusto? Ma abbiamo anche l'anima o lo spirito, cioè quello che sono gli angeli, la parte spirituale, è incarnata nel nostro corpo. Quindi capite che l'uomo racchiude in sé tutti i gradi di essere che Dio ha creato, pur essendo inferiore all'angelo. Quindi capite, il Verbo si fa uomo perché prendendo l'uomo nobilita tutto il creato e lo porta alla forma più alta di unione con Dio. Un progetto bellissimo che avrebbe dovuto fare piacere anche agli angeli. Ma qui Lucifero si è un po' arrabbiato. Perché insieme a questa cosa gli ha fatto anche vedere che per diventare uomo il Verbo avrebbe adoperato la più pura delle creature pensate e create da Dio, che però doveva essere un essere umano. Chi è questa più pura? Sapete chi è? È la festeggiata di oggi. E gli ha detto, guarda, tu devi accettare questo mio disegno e dovrai accettare di adorare la seconda persona della Santissima Trinità, non solo come Dio, ma anche come uomo. E dovrai accettare il fatto che quella creatura che si chiama Maria, per il fatto che diventerà la madre di Dio, immediatamente diventerà la creatura più grande dopo l'Altissimo, più grande anche di te. Avete capito? Sono riuscito a farmi capire. Lucifero ha detto, non ho capito bene l'ultima sillaba, che cosa? Io devo adorare te da uomo, cioè io sono infinitamente più grande degli uomini e io mi devo abbassare ad adorarti e devo abbassarmi ad adorare, ad avvenire addirittura una pura creatura come Maria, come più grande di me. Ma questo non esiste proprio. Fulminato seduta stante, da quel giorno Lucifero cambia nome e diventa Satana. E appresso a lui ci vanno tutti quegli angeli che si sono uniti alla sua ribellione. Chi è San Michele? San Michele è stato il primo a dire, no, a me mi sta benissimo così. E chi vuole servire il Signore venga con me. Spaccatura tra gli angeli. A un bel giorno Dio crea gli uomini. Allora che cosa pensa Lucifero? Sapete perché ha fatto fare il peccato? A lui di noi non gliene importa niente. Dice, se io adesso avveleno la radice, quindi faccio decadere la razza umana, il progetto che mi ha fatto vedere non lo fa più, oppure se si incarna il Verbo diventa schiavo mio, perché lo contrae pure lui il peccato. Se io gli appesto la radice, lo contrae pure lui il peccato originale. Peccato che è così stupido che aveva fatto i conti senza l'osso, perché per il nostro Signore non ci metteva niente. Interrompe la linea, fa un miracolo quando viene concepita la Madonna e così Gesù può entrare nel mondo senza che né Maria né lui siano schiavi di Satana. Mi seguite? È questo il motivo per cui ci ha fatto cadere. Quando poi si è accorto che dopo la risurrezione di Gesù, dopo la morte di Gesù, che Gesù era Dio e che la Madonna era immacolata e che quindi che Dio l'aveva fatto fesso, aveva fatto lo stesso quello che voleva, che ha fatto, che dice il libro dell'Apocalisse, il demonio se ne andò a fare la guerra contro il resto, dice, sì, allora tu vuoi così tanto bene agli uomini e io me li porto tutti all'inferno.
a lui non gliene importa niente di noi. Lui ci vuole portare all'inferno perché vuole dare un dolore a Dio che ci ama così tanto, che ci ha amato così tanto da diventare uno di noi. È finita la rivelazione. Guardate che tutti gli altri misteri che celebriamo, tutto il resto, l'ho dovuto guardare intorno a questa giostra che vi ho detto oggi. Non c'è nient'altro da aggiungere. Avete capito, anche voi che siete piccolini, avete capito cosa è successo? Gli angeli non volevano che Gesù diventasse uomo come noi. Si sono ribellati e ci hanno fatto cadere per impedire che si realizzasse questo progetto. Dio, attraverso il miracolo dell'Immacolata, lo ha realizzato lo stesso e adesso lui ci vuole portare tutti quanti all'inferno. State attenti che il diavolo non scherza, eh? Non scherza. Cioè il pericolo di andare all'inferno, non voglio andare per storto la festa dell'Immacolata, non è campato in aria, perché all'inferno c'è un sacco di gente. E chi si è studiato la Divina Commedia, vi ricordate che c'è scritta la porta dell'inferno, no? Lasciate ogni speranza, voi che entrate, se ci entri non esci più da lì, eh? Quindi per questo che dobbiamo stare molto attenti. Capite perché i demoni odiano tanto la Madonna e capite perché la devozione alla Madonna è così importante? Capite? Perché la Madonna è l'unica della razza umana che non è stata vinta dal demonio. Il demonio questo non lo sopporta. E se io mi metto sotto la protezione di Maria, dico il rosario, mi consacro al cuore immacolato, certo, il demonio mi tenterà, cercherà di farmi la guerra, come fa con tutti. Ma come non ha vinto con lei, non riesce a portare all'inferno i suoi devoti. Chi non è tanto unito a Maria, non è detto che vada all'inferno. Ma il tasso di rischio, avete visto le assicurazioni, no? Aumenta vertiginosamente. Ecco, spero di aver contribuito a farvi vivere un po' meglio sia la festa dell'Immacolata, che capite quanto è direttamente connessa con Natale, perché è dall'Immacolata che discende direttamente il mistero del Natale. Perché figuratevi se il Verbo si sarebbe fatto uomo in una creatura toccata dal peccato originale e così si sarebbe lui stesso fatto schiavo di Satana, cioè, capite? Manco morto, no? Non sarebbe stato possibile, però questo è stato. Le ringraziamo il Signore e mi raccomando, cerchiamo di vivere il più uniti possibile all'unica che al diavolo gli ha fatto vedere i sorci verdi, insieme al nostro Signore Gesù Cristo, che è il nostro Salvatore. Siano lodati Gesù e Maria. 12 minuti e 40, 30 anni di vita.